Buongiorno cari amici, buon giovedì 10 settembre, siamo arrivati a 10, quindi insomma, la prima decade del mese sta per passare in archivio, ma il vero, ovviamente, il vero gioiello di questo video, primo video di oggi, perché poi lo sapete, arriverà il video dedicato a giorno 2, il mio commento di Torre San Zanello. Infatti, tra meno di un'oretta circa, quindi insomma, devo lasciare gas per raggiungere il posto da dove partirei per andare accorato a Torre San Zanello. Dalle immagini di copertina vedete Uccio De Santi. Eh sì, ragazzi, perché ieri, come oggi, del resto, avevo saltato alle 2 del pomeriggio le puntate di 2 stagioni di Modù. Quindi ho passato la serata con prima vedendo su Telenorba Modù e poi mi sono concentrato su, è stato secondo me è stato un grande gioiello di partenza per Uccio De Santis e ci auguriamo che magari appena sarà possibile possa sfornare un altro film. Ovviamente parlo della pellicola del 2012, ovvero Non me lo dire, con regia di Vito Cea. Beh, un film dove ovviamente Uccio De Santis, Mia Benedetti, Eileen Prandi, Nando Paone, Gianni Ciardo, Antonella Genga, Mariolina De Fano, Umberto Sardella, Annabella Giordano, Pier De Lucia, Giacinto Lucariello, Michele De Virgilio, Franco Baldera, Mario Fiorito, Dana Ceci, Pino Fusco, Brando Rossi, Max Diehl, Grazia Deledda, insomma, quindi di tutto e di più, ma poi un film che anche se sono passato 8 anni assolutamente attuale, poi insomma, alla fine, come ogni film comico, che magari c'è anche la storia sentimentale su, anche questa ovviamente è finita bene. Poi, senza scordare che questo film, insieme all'altro film, che poi magari vediamo anche di rivedere, anche mi rifaccio il trullo, anche se io, ovviamente si sa, il primo film è quello che ti colpisce di più. E comunque, per quanto riguarda i riconoscimenti, questo film, Non me lo dire, nel 2012 ha ricevuto il premio alla miglior commedia prima dal Foggia Film Festival. Ovviamente senza scordare la Puglia Film Commission, insomma, che sappiamo sporna annualmente tanti film, tante pellicole, quindi di vari attori. Quindi, come dice Franco Baldera in una battuta del film, se volete stare meglio, Al-Assad, Goccine, Pastille, Compres, Caghid, aggiustano cose, guastano. Quindi, per dire, datevi la risata, le barzellette, commedie, teatro, insomma, viviamola con filosofia, come si suol dire. Beh, io sono pronto, ovviamente però prima di pubblicare il video mi devo sistemare un po', ringrazio voi tutti, pure sapete farò un resoconto del secondo giorno a Torre San Zanello, quindi ci vediamo più tardi, probabilmente al pomeriggio, alle 5, alle 6, vediamo un po'. Quindi mi raccomando, se siamo un po' giù, diamoci alle barzellette, che siamo due, che siamo un'altra cosa, diamoci alla risata. Grazie a voi tutti, buon proseguimento di giornata e se mi raccomando, alziamo l'odi a Uccio De Santis, nostro grande attore pugliese. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!